Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E serpeggiava sul viso di Lirio Abbate. Il primo punto è che l'onorevole Mulea ha ben descritto nella ricostruzione, manca di alcuni piccoli tasselli che sono quelli più importanti. E cioè la riapertura, cioè un processo, un procedimento si archivia, ma se ci sono nuovi elementi, sì, un giudice terzo che legge quei nuovi elementi che sono arrivati riapre il procedimento. In questo caso i nuovi elementi sono arrivati dalla bocca di un mafioso che si chiama Giuseppe Graviano, che in un'aula di tribunale, anzi di corte d'assise a Reggio Calabria, è andato lì e ha detto delle cose che riguardavano Silvio Berlusconi. È il 32esimo di Comunico. 32esimo. Arriva. Quindi queste cose che vengono dette in un'aula di tribunale e poi arrivano anche in documenti, in memorie che lui ha presentato, eccetera, siccome c'è una sorta di obbligatorietà dell'azione penale finché non venga, certo, o non sarà, diciamo, retrocessa ad altro, a facoltativo, questa obbligatorietà dell'azione penale ha di fatto portato i magistrati della Procura di Firenze, che stavano già indagando su Graviano per rivelazione che aveva fatto un altro mafioso che si chiama Spatuzza, ad allargare questo procedimento e quindi indagare sia Silvio Berlusconi che Marcello Dell'Utri, e quindi nuovi elementi e nuovi fatti. Che oggi doveva tra l'altro essere interrogato alla Procura, sì, di Firenze. Sì, ha fatto sapere. E Graviano non è che uno che fa apostolato della preghiera. No, no. Giuseppe Graviano è un macellaio. È un uomo condannato a non so quanti ergastoli. 7, 8, 10, eccetera, un macellaio, sì, lui e il fratello, cioè la feccia dell'umanità, che sta al 41 bis sepolto perché quel governo del costragista lo ha reso perenne. Ma tu mi devi dire, peraltro Graviano è quello che dice: beh, Berlusconi mi ha fregato 20 miliardi, anzi mio nonno ha fregato 20 miliardi di lire, ma voi mi dite quale fesso che si fa fregare 20 miliardi di lire e poi ci fa un patto? Per fare che? Per fargli vincere le elezioni. Ma va bene tutto, eh? Dopodiché no, arriveranno altri 42 pentiti. Che fa? Riapriamo 42 volte l'indagine. Ma io non sto patteggiando per loro. Sto chiarendo perché è stato riaperto un procedimento. Perché c'è un'inchiesta? Perché si stanno facendo dei riscontri a quelle dichiarazioni? Alcune cose sono state fatte, così come ad esempio abbiamo appreso che mai, nonostante Marcello Dell'Utri fosse stato condannato definitivamente, aveva altri procedimenti, ma mai nessuno aveva pensato di fare una perquisizione a casa sua. Mai. Sono andati e hanno trovato dei documenti che sono molto importanti. Però, qualche domanda, scusami. Se hanno indagato, se hanno indagato 18-20 PM, ma allora abbiamo un problema. No, problemi ce ne sono più di uno. Però prendi più, siccome si è incardinata così.